il mio viso cruvicezzo, perché Dermaroller e poi una maschera, non mi ricordo, l'ho già disinfettato, non mi ricordo l'ultima volta se ho fatto dei disastri o meno. Ok, tiro un po' la pelle. E vado. La mano deve essere leggera. Ok, non si deve sentire un pizzicorino, ma non più di tanto. Quindi verticale, orizzontale e adesso obliquo. Facciamo un'altra parte così. Io vado vicino alle labbra, sul bordo, perché posso farlo anche là. Ho consigliato ad una ragazza che aveva paura di utilizzarlo, di calibrare. Io insisto sempre qui perché ho le mie cisti. Di calibrare facendo all'interno del braccio, in questa maniera si capisce che tipo di pressione effettuare. Io ormai so, sì, di solito sono 5 o 8 passate in un verso o in un altro. E quindi non le conto più come facevo una volta. Ho Adesso vado in obliquo qua. Una volta le contavo. Adesso lo so più o meno obliquo. Riesco ad andare anche verso il contorno occhi, non tanto vicino, eh? Verticale. Orizzontale. Adesso andiamo nella parte bassa, magari velocizzo, eh. Magari in sottofondo sentite anche la televisione. Oggi è giornata dedicata alla skincare. Adesso sono in attesa di prendere quello di 1 mm. Adesso vado direttamente sulle labbra. Pronte, eccole
credo che sia stata una di queste che... No, una di queste. Fra queste cose che mi ha fatto eliminare le mie 11. You know, un insieme di cose sicuramente, ma erano più accentuate, ecco, per far vedere che non ho Botox. Se lo faccio, ve lo dico. Potrei fare più a sezioni, ma va bene così. Una volta che si prende la mano, si capisce quando è ora di migrare. Ma la mano trema di meno adesso. Mi hanno detto che si può fare anche sulla cute, sullo scalpo. Proverò, perché vorrei trattare lo scalpo per una buona crescita dei miei capelli. Non perché non crescano, ma per dicono che faccia bene una buona crescita del capello, in maniera che sia più... Qui ci vado più cauta perché comunque adesso faccio una cosa, interrompo perché disinfetto questo e faccio il prossimo. Intanto stendo un po' di buffet, poi dopo faccio un'altra cosa. Uso questa maschera che è coreana, ho fatto, c'è questo stick perché c'è il first step che è un siero, quindi procedo prima con il siero. Sono contenta che al Cosmo Prof, ma ormai non è solo quest'anno, insomma sono diversi anni che vi sento utilizzare le maschere, questa è per le nere. Non meno efficaci, quelle che a mio parere con tutte quelle che ho provato nei miei 25 anni in Asia. Questo siero si mette prima perché aiuta la maschera. Vorrei spremerlo tutta. Ecco qua. Vedete, da nero diventa un colore accettabile, non da padrona. Mettiamo la maschera. Ovviamente è dorata, è una maschera bikini, quindi abbiamo avete visto sempre con queste cose dorate, ma le maschere bikini, se non sono già bikini, io le faccio diventare bikini perché credo si adattino meglio, perché non tutti i visi hanno la stessa conformazione, giusto? E se voglio prendo la maschera più adesa. Credo che ci vediamo dopo.
Posso mettere anche la maschera in silicone, ma adesso tanto mi stendo sul divano. Ecco come si fanno le maschere, guardando la televisione. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Splendida. Questa. Ma così come tante altre. Pelle. Con tanto siero su. Ma del resto l'ho tenuta anche un'ora. E niente. Vi lascio così. Buona spa a tutti. E poi si continua a vedere la televisione. Io che stasera non metto nient'altro. Solo magari un po' di quell'olio Elisir di Giorgio Armani. E andrò a dormire con quello. Ciao.